i tirapietre. Attenti, potremmo colpire anche te. Al microfono un altro che di pietre ogni tanto le tira anche da par suo, no? E le tira anche bene. Ecco, appunto, è uno di quelli che le pietre le sa tirare e le tira proprio come si deve. Parlo di Angelo Forgione. Ciao Angelo, buonasera. Buonasera a tutti voi. Ciao Angelo, ciao, questa sera tiriamo pomodori, che dici? E quelli non fanno male. Ah no, a proposito, proprio perché volevo introdurre il tuo essere con noi e ci fa molto piacere e ci dai sempre questa gioia. Tu hai scritto e hai di recente, insomma, è stato lanciato il tuo Il Re di Napoli, la grande storia del pomodoro, e ci farebbe piacere che tu ci illustrassi, e poi dopo ti faccio una domanda, ci illustrassi il tuo ultimo lavoro. Sì, cerco di essere sintetico perché il pomodoro merita sintesi ma merita dignità, e credo che sia stata data poca dignità a questo prodotto. E poca narrazione su quelle che sono le sue vicende, perché riguardano antropologia, riguardano botanica, riguardano culinaria, riguardano un po' tutto. E siccome è un simbolo di una certa denigrazione che il Sud ha subito, in particolare Napoli, negli anni pre-unitari, che poi dopo l'unità è diventato anche un simbolo italiano, perché poi a Parma hanno cominciato a coltivarlo appena hanno capito che da quel frutto si poteva ottenere tanto qualità nutritiva, tanto possibilità di accrescita economica, e allora si è scemata un po' quindi, rispetto a questa denigrazione. Però comunque sappiamo tutti quanto si sia fatta denigrazione sul folklore del pomodoro, così come sul mandolino, così come sulla pizza, insomma, e sono simboli che invece meriterebbero di essere narrati diversamente e nuovamente. Io mi sono concentrato proprio su questo lavoro, e ho cercato di trovare delle storie interessanti partendo da un principio, cioè mi sono chiesto perché noi al sud avessimo questo pomodoro lungo. È vero, abbiamo anche il pomodorino del pennolo, che è piccolo, è tondo e a ciliegino. La famosa lampadina, no? La famosa lampadina, però c'è questa differenza clamorosa, perché poi è clamorosa, perché al nord coltivano solamente il pomodoro tondo e noi anche e soprattutto il pomodoro lungo. E da qui mi si è aperto un mondo veramente fantastico, perché poi ho scoperto chi ci ha inviato questi semi di pomodoro a bacca lunga, quindi rapporti diplomatici del Regno di Napoli, insomma cose fantastiche che non avevo letto da nessuna parte se non in questo momento in cui mi ci sono cimentato. L'ho letto tra l'altro in testi stranieri, quindi questo è già sintomatico, e ho deciso di scrivere un libro, insomma 150 pagine che non sono nemmeno pesanti, ma che comunque ci restituiscono una storia assolutamente diversa rispetto a questo prodotto, che merita, ripeto, dignità. E che a quest'ora ci fanno venire pure una grande fame. Senti Angelo, ma questa denigrazione corrisponde anche al fatto che spesso, quando magari in teatro qualcuno non si esibiva come doveva, venivano lanciati pomodori, quindi era anche questo un modo per dare minor valore a questo frutto spettacolare? Assolutamente sì. Sì? Il fatto di valutare questa bacca come qualcosa di dozzinale, poco interessante, poi diventa, ecco, il motivo per lanciarla in segno di disapprovazione in pubblico. Però anche questa è una cosa che va sfatata assolutamente, cioè è una ricchezza che non va assolutamente sprecata, perché il pomodoro è assolutamente un residuo di lunga vita, contiene talmente di quelle sostanze nutritive che non esiste nessun prodotto in natura che possa pareggiare tanta ricchezza. Quindi, Angelo, sono Donato, siccome ho avuto modo di sfogliarlo e di vedere, e ho assistito pure, siamo stati insieme in trasmissione, sì, quindi sì, sono... sì. Vuoi raccontare pure questa storia della parmigiana di melanzane, queste ricette che tu hai inserito nel libro? Ma sì, e fai capire tante cose, diciamo. Questo è un altro motivo che mi ha spinto poi a scrivere il libro, perché noto tanta confusione sull'identificazione, sulla provenienza di determinate ricette che sono diventate simboli dell'Italia nel mondo. Cioè la cucina italiana nel mondo in che cosa si identifica? Nella pizza? Nei maccheroni con la salsa, chiaramente, si identifica nella lasagna, si identifica nella parmigiana, insomma si identifica in tutte queste cose che in realtà poi partono da Napoli, ma anche la matriciana, se vogliamo, parte da Napoli, che la matriciana ha una radice abruzzese, ma era bianca, e quando gli abruzzesi prendono il pomodoro da Napoli, essendo amatrice,
stato territorio napoletano, perché l'Abruzzo era chiaramente territorio del Regno di Napoli, e allora riconoscono la capacità di arricchire questa gricia e la fanno diventare amatriciana. Tra l'altro, una delle famose canzoni, Viva la pappa al pomodoro, assolutamente sì, anche se lì c'è uno sguardo alla Toscana, insomma, la famosa, certo, pappa al pomodoro toscana, ma comunque, ecco, per esempio i toscani pensano di detenere l'oro o l'origine di questa bacca in Italia, mentre in realtà chi gliel'ha portata a loro? Gliel'ha mandata Pedro di Toledo, in quanto la figlia aveva sposato il figlio di Lorenzo de Medici, quindi sì. Alla fine c'era una commissione tra Napoli e Firenze, e questa bacca arriva anche tramite la Spagna, chiaramente anche a Firenze. Ma detto questo, la parmigiana, anche quello è un bisogna fare chiarezza su queste cose. Io ho voluto fare chiarezza sul principio delle ricette, perché poi mi sono andato a leggere le ricette, i ricettari del 500, 600, 700, 800, anche quelli del 900, perché insomma anche questi ormai è chiaro che sono conclamati, ormai la cucina italiana non si trasforma più, si è cristallizzata, ma comunque questi ricettari mi hanno fatto capire dove era l'origine davvero, e questa origine è a Napoli. Per Angelo, cui... ma quelli già non ci possono vedere, poi ti metti a svelare questi primati, come ma ti guarda, permetti? Andiamo avanti con la convinzione delle idee, anche perché poi voi sapete benissimo che io quando mi muovo per lettura e per documenti, non per partito preso, quindi questo libro è ben documentato, e quindi chiarisco che la parmigiana nasce a Napoli, che le lasagne nascono a Napoli, che la matriciana è abruzzese ma guarda a Napoli, e tuttora oggi voglio dire c'è il disciplinare della produzione della matriciana che sancisce proprio testualmente che non ha nulla a che vedere con la cucina romana, ma che sono stati i napoletani a aver portato il pomodoro San Marzano, quindi è tutto scritto nei documenti, io questi documenti li ho riportati nel libro. Ma allora a questo punto tu hai ascoltato quello che ha detto oggi De Laurentiis? Ma De Laurentiis, perché ridete? Non ho fatto nemmeno, no, perché sappiamo dove vai a parare. No, vado a parare. Ma qualche pomodoro io diresti, no. Tu, allora, visto e considerato quanto abbiamo detto sull'importanza del pomodoro grazie a te, il pomodoro a questo punto glielo tireresti o glielo offriresti? Ma io sono sempre per il dialogo, mai per i gesti violenti, quindi non tiro pomodori se non virtualmente. Un bel pomodoro virtuale glielo tiro a De Laurentiis, glielo tiro volentieri, perché ogni tanto se lo merita, voglio dire, anche quando ha detto che la pizza napoletana insomma non è all'altezza di quella romana, e sì, voglio capire, ai tuoi gusti, però cerca un attimo di stare tranquillo, perché la storia parla chiaro. Del resto, se vogliamo parlare di storia per quanto riguarda la pizza, non mi puoi venire a dire che la pizza deve essere croccante. La pizza croccante è l'antitesi della storia della pizza, perché la pizza nasce come alimento dei poveri, si deve mangiare per strada perché lì è nata, e quindi se tu la fai croccante non la puoi mangiare per strada, non la puoi ripiegare in qua su quattro su due parti, due volte. Poi tra l'altro deve essere morbida, perché chi la mangiava per strada non teneva manco i denti. Tra l'altro, seguendo il mito di Cerere, era dalla placenta, e la placenta era morbida. Certo. Assolutamente, quindi, vabbè, De Laurentiis basta con lo conosciamo. Queste cose croccanti, le cose croccanti si fanno con le patatine, insomma. Senti Angelo, ma a proposito di AMSIC e dello Stadio San Paolo, qual è il punto della situazione secondo te? Che momento stiamo vivendo? Che momento storico? Io nel mio piccolo ho parlato di una transizione epocale, perché se anche AMSIC, leggenda, bandiera, ultima bandiera del calcio italiano nello specifico, decide di ammainare appunto il suo mito cercando poi pensioni dorate, che cosa vuol dire? Chi ha ragione e chi ha torto in questo caso? Ma ragazzi, io ho un'idea molto precisa sulla questione AMSIC, ve la spiego molto velocemente. AMSIC non era più indispensabile nel Napoli e non poteva più fare panchina, perché in realtà questo era quello che si prospettava per lui. Cioè, Fabian ha dato delle garanzie e Ancelotti chiaramente deve guardare al futuro, e questo è un momento in cui chiaramente questa è una rosa che lui ha ereditato, l'ha ereditato di buon grado, ma comunque è una rosa ereditata, e in questi primi mesi ha cercato di capire quali siano gli elementi, sta ancora cercando di capire quali saranno poi gli elementi sui quali farà affidamento per il suo vero progetto che andrà a instaurare, perché partirà chiaramente dalla prossima campagna acquisti. E ha ritenuto di voler trattenere AMSIC, perché chiaramente AMSIC si trattiene nel momento in cui tu non conosci bene quali sono i connotati della squadra che vai a allenare, e allora un AMSIC te lo tieni. Però strada facendo è venuto fuori Fabian,
è venuto fuori una certezza in quel ruolo. Io so che ha provato anche Rog, ma Rog non gli ha dato assolutamente garanzie. L'ho visto in allenamento provare in quel ruolo Rog, e Rog l'hanno mandato via. E adesso, di fronte all'ennesima richiesta dei cinesi, chiaramente, insomma, Hamsik non potevi trattenerlo, perché come fai a dire ad Hamsik, dopo che lo hai tenuto a Napoli l'estate scorsa, chiedegli di fare panchina? Non puoi mandarlo in panchina, tanto vale che si accontenti anche il giocatore e si accontenta anche la squadra, perché poi la società, insomma, in questo ne guadagna. È un processo di svecchiamento che è necessario, parte da qui, ma non fa male a nessuno, quindi non vedrei troppi drammi su questa situazione. Senti, invece, come ti sei spiegato questo distacco, i numeri lo dicono, dei tifosi del Napoli dall'andare al San Paolo? Ah, io l'ho già analizzato con un post su Facebook, perché poi settimana scorsa ne ho parlato in televisione, ma veramente non riuscivo a trovare la chiave di lettura. Poi dopo mi sono andato a vedere tutti i numeri degli ultimi, dei recenti, diciamo le medie di spettatori che il San Paolo ha fatto registrare negli ultimi anni, e mi sono reso conto che siamo tornati al livello dell'ultimo anno di Benitez, che è stato chiaramente un anno piuttosto deludente, disastroso se vogliamo, con mancato accesso alla Champions League. E quindi ho capito in questa lettura che probabilmente innanzitutto c'è un contraccolpo rispetto alla partenza di Sarri. L'anno scorso molta gente andava allo stadio e non è che si sia riempito lo stadio l'anno scorso, attenzione, la media era più alta, ma insomma la media era di circa 43.000 spettatori, 42.000 spettatori. Adesso siamo con una media di 10.000 spettatori in meno, e quei 10.000 spettatori in meno un po' fanno parte dei estimatori di Sarri, quelli che andavano a seguire il calcio champagne, il calcio che portava gente allo stadio, che portava soprattutto il sogno, perché poi di sogno si è trattato, certo. Insomma, la competizione era aperta, insomma, era un'altra situazione. Mettiamoci pure appunto questa egemonia juventina che non fa male, non fa bene assolutamente al calcio italiano, fa assolutamente male al calcio italiano. E che ne dicano da alcune parti, insomma, quelli bravi dicono che insomma Ronaldo ha portato vantaggio a tutto il calcio. No, ma solo la Juve ha portato la Juve. E per ora non è nemmeno detto che l'abbia fatto, perché bravo, i numeri dicono altro. Assolutamente. Senti Angelo, per concludere, tornando al tuo libro, che ricordo, Il Re di Napoli, la grande storia del pomodoro a Napoli, da Napoli poi a tutto il resto dell'Italia e non solo. Se dovessi scegliere una pietanza a base di pomodoro per descrivere il Napoli di De Laurentiis da quando è iniziato il suo percorso 2004 ad oggi, quale sarebbe? Assolutamente la parmigiana. Ah, quindi stai parlando del top? Sì, direi di sì, perché si tratta di qualcosa cucinato a strati, con diversi ingredienti, e dal sapore abbastanza appetitoso, devo dire la verità. Ma la mozzarella ci vuole o non ci vuole? Fior di latte. Fior di latte, perfetto. Fior di latte, perché spugna di meno, è la stessa questione della mozzarella, della pizza. E secondo te in questo Napoli c'è la mozzarella? Ma forse qualcuno... Dai, ti sei sbilanciato, dai, sì, prima hai dato una bastonata. Forse decidi di mettere fior di latte e mette la mozzarella, è un po' spugnato, devo dire la verità. Probabilmente c'è bisogno di cambiare il latticino. Vabbè, sei stato bastone e carota, prima l'hai legnato e poi gli hai dato la carezza a De Laurentiis, abbiamo capito, va. Angelo, grazie di essere grazie stato con Angelo. Noi. Ragazzi, un abbraccio a tutti. Ciao, buona serata.